Bella ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video, in questo nuovo vlog post partita. Oggi siamo qui per parlare della storica partita del gemellaggio Bari-Salernitana, terminata sul risultato di 2-0 in favore dei biancorossi con un gol di De Luca e un gol di Daprelà. Il risultato è meritato, anche se la Salernitana sprazzi ha giocato anche meglio del Bari, che paga sempre il fatto che sul 2-0 smetta di giocare, almeno sottovaluti l'avversario perché è ritenuto ormai incapace di poter rimontare. Invece oggi la Salernitana ci insegna che bisogna stare più attenti, bisogna giocare fino alla fine le partite. Il Bari arriva a questa sfida dopo la sconfitta di Verona, ma con la consapevolezza che Colantuono sta dando una vera e propria identità di squadra a questa squadra, a questa formazione. Dall'altra parte invece la Salernitana arriva alla partita storica del gemellaggio dopo il caos sannino e l'arrivo di Bollini in panchina. Bollini ha avuto 2 giorni per preparare questa partita, dico che comunque la Salernitana ha giocato abbastanza bene. Al quarto minuto infatti sono ingranata a portarsi vicino al vantaggio con una traversa di Rosina clamorosa, complice anche la parata di Mika e la palla non entra in rete, e dopo un primo tempo veramente in cui io mi sono addormentato, mai ho visto partite più brutte di questa nel primo tempo, De Luca, che veramente criticare De Luca e non riconoscere quanto impegno, quanto amore ci abbia messo lui quest'anno e negli anni scorsi per la nostra maglia. Molti tifosi si dimenticano quante volte abbiamo esultato alle sue prodezze. È un inizio di stagione non al di sopra delle aspettative, non può cancellare sempre l'impegno che un ragazzo ci mette in ogni partita quando scende in campo al fine di portare a casa qualcosa di buono e di soddisfacente per la nostra squadra. Al 41esimo si porta a casa De Luca un'ottima punizione dal piede magico di Brienza di Von Cross pennellato. De Luca stacca di testa indisturbato, sarà anche basso ma comunque di testa nel gioco aereo De Luca lo battono in pochi e segna il gol dell'1-0. Esultanza rabbiosa, giusto così, perché criticare un giocatore che, ripeto, che ha sempre speso tanto per la nostra maglia mi sembra veramente inutile e altamente destabilizzante. Al 6° minuto del secondo tempo, con la Salernitana che rientra in campo con gli stessi 11 e il Bari idem, sempre da una punizione di Brienza, sempre guadagnata da De Luca, in una mischia furibonda Cassani tocca appena una palla che arriva ad Aprelà, insacca il suo secondo gol in maglia biancorossa dopo quello fatto al Frosinone. Quello fatto al Frosinone non portò punti, ma portò solo un gol della bandiera sul risultato di 3-0 in terra ciociara. Oggi questo gol ci porta comunque a poterci rilassare in qualche modo, ma a mettere al sicuro una partita veramente complicata contro ovviamente una Salernitana che non si dà per vinto. Al 29esimo inizia quello che chiameremo quarto d'ora granata, perché la Salernitana non smette più di attaccare nell'ultimo quarto d'ora finale, forse si sveglia troppo tardi. Al 29esimo Tonucci su un cross granata rischia un autogol, bravissimo Mikai a parare praticamente l'autogol di Tonucci con un colpo di rene incredibile. Mikai sembra tornato quello dell'anno scorso, non voglio azzardare, però mi sta piacendo molto di più. Sul corner successivo però il portiere esce male e sulla botta sicura, colpo sicuro di Donnarumma, Bascia si oppone, si recrimina per un tocco di mano. Ora io non ho visto bene le immagini, quindi giudicare sull'entità dell'intervento, magari per poter assegnare, per poter affermare gli estremi del rigore, quindi l'eventuale decisione dell'arbitro, non me la sento di giudicare. Per me comunque il tocco lieve di braccio di Bascia sulla linea di porta c'è. Tuttavia però è da giudicare che Bascia aveva il braccio attaccato alla mano e in quei casi l'intervento è giudicato involontario. Da segnalare al 37esimo l'entrata in campo di un altro grande ex della partita, João Silva, che nei granata entra per dare l'ultima spinta offensiva. Bellissimi gli applausi dello stadio San Nicola, e lì veramente ti ricordi come sei diventato tifoso del Bari, almeno per quanto riguarda me, vedendo quella squadra che da fallita riuscì ad arrivare praticamente in Serie A, regalando a una città veramente 6 mesi incredibili, irripetibili, che potrebbero essere superati solo per intensità del tifo, dell'amore per la propria squadra, da una promozione in Serie A. Ma nulla cancellerà quella cavalcata di quei ragazzi, e là ti scende la lacrimuccia, perché ovviamente rivedere João Silva, uno tra gli artefici, uno tra gli attaccanti più forti degli ultimi anni in Serie B al Bari, ritornare a giocare nel tuo stadio, veramente un'emozione incredibile. Comunque nel Bari i migliori in campo sono stati sicuramente Mikai, perché c'è sempre stato e sempre stato ben presente, ed è
devo dare adito a un De Luca che oggi è stato strepitoso per impegno, soprattutto per determinazione. Quel gol lo voleva fare non tanto per zittire i tifosi, ma per dimostrare che De Luca c'è e c'è ancora. Mentre nella Salernitana, ovviamente, il solito Rosina, che è stato devastante da ogni punto di vista. Due pali sono stati a negargli la gioia del gol. Devo dire anche il Luiz Felipe, che la Salernitana ha schierato a sorpresa in difesa, questo terzino brasiliano che non sarà Felipe Luiz per bravura, però comunque mi ha lasciato abbastanza impressionato. Bene ragazzi, la partita del gemellaggio finisce qui, sempre grande spettacolo sulle curve. Il Bari porta a casa i 3 punti, lasciando la Salernitana nella parte destra della classifica. 3 punti importanti per i playoff. 3 punti per continuare il discorso che con l'Antuono ha fatto in conferenza stampa ieri, ovvero dare continuità a quello che si incomincia a intravedere come gioco efficace e soprattutto produttivo. Bella ragazzi, un saluto a Silvera Alla, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, alla prossima!